Buongiorno a tutti e bentornati di nuovo nel mio canale. Oggi, come sempre, io sono ancora raffreddata, quindi scusatemi, ma la mia voce non è in ottime condizioni. Però siccome oggi stavo preparando questa ricetta con la zucca, considerando che ho, come dire, ottobre-novembre è il mese della zucca, insomma, ho deciso di farvi il video e quindi condividere con voi anche questa ricetta. Non so dirvi bene le origini di questa ricetta perché nella mia famiglia si è sempre preparata, quindi non so bene dirvi se è una ricetta siciliana o se comunque è una ricetta che si fa un po' ovunque. Però detto questo, andiamo subito a preparare. Io qui ho un chilo di zucca e per un chilo di zucca ho messo 8 cucchiai di pan grattato e 2 cucchiai di formaggio grattugiato. Alla panatura andrò ad aggiungere 2 cucchiaini di origano, mezzo cucchiaino di aglio granulare, un po' di peperoncino e un rametto di rosmarino. La proporzione delle spezie o il tipo di spezie giustamente varia anche in base ai vostri gusti. Io ho deciso di mettere questo, ho sempre messo questo e a me personalmente piace tanto. E qui ho 4 cucchiai circa di olio, ovviamente con l'olio regolatevi voi in base anche ai vostri gusti. Iniziamo subito a prepararla. Prepariamo la panatura che andrà messa sia sotto che sopra la zucca. Andiamo a mescolare giustamente il formaggio e il pan grattato. Aggiungiamo le spezie che avevo preparato. Gli aghetti di rosmarino, io questo l'ho già lavato, io preferisco tritare le spezie così con le forbici perché mi trovo meglio, insomma. Io giustamente ho dimenticato di dirvi che la zucca l'ho già mondata, lavata e affettata in fette di circa 1 centimetro. Una volta preparata la panatura andiamo subito ad assemblare il tutto. Mettiamo al fondo un pochino di olio. Andiamo a mettere una parte della panatura. Con la fretta di preparare il tutto mi sono dimenticata che non ho messo il sale. Bra! Allora, riepilogo. Nella panatura dovete mettere anche un po' di sale, quindi adesso vado a prendere il sale e lo aggiungo così. Se come me siete delle super sbadate, non preoccupatevi perché una soluzione si trova a tutto. Vado a mettere un pizzico di sale anche nella paratura restante che dobbiamo andare a mettere sopra. Dopo aver messo la panatura alla base andiamo a disporre la zucca. Io in questo caso andrò a fare 2 strati, quindi tra uno strato e l'altro vado a mettere un po' di panatura. Il restante olio. E la nostra zucca è pronta, adesso non ci resta altro che andare a infornare. Ed ecco qui la nostra zucca pronta. Io l'ho fatta cuocere un 20 minuti, 20-25 minuti a 200 gradi. Io adesso corro a mangiare perché è veramente tardissimo. Spero che questa piccola ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta condividetela sui social con i vostri amici. E che dirvi, se avete qualche domanda lasciatemi un commento qui al di sotto dell'info box. Con questo è tutto, io vi saluto, vi lascio alle foto del piatto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!